Semplici o poco impegnative non significa che non diano soddisfazioni. In questo video scaliamo la classifica delle 10 piante più adatte a chi sta per iniziare o chi desidera avere una giungla ma ha una vita molto molto impegnata. Io sono Alice e se non ci conosciamo ti do il benvenuto sul nostro canale. Qui parliamo di piante, di come curarle e di come creare intorno a noi un ambiente felice. Oggi risaliremo la classifica alla scoperta di 10 piante che io considero poco impegnative. Tieni presente che in questo video ho escluso piante come ad esempio il pothos, che è considerata una pianta molto tollerante e facile, ma che per certi versi può essere anche esigente, perché in alcuni periodi dell'anno ad esempio richiede tanta acqua, oppure cresce molto e quindi necessita di alcune potature. In questo video ho messo piante che potrebbero andare bene ad esempio in uffici dove si ha poco tempo per la cura e la manutenzione, oppure adatte a chi viaggia molto ed è spesso fuori casa, oppure a chi inizia e ha desiderio di portare in casa un po' di verde, magari anche solo a scopo ornamentale, perché non ha ancora tanta pazienza oppure non ha sviluppato un gran pollice verde. E allora incominciamo! Alla decima posizione della mia classifica ho messo la Beocarnea recurvata, ovvero la pianta mangiafumo, che è una pianta molto resistente che ama posizioni ben soleggiate. Una volta che le diamo questa bella posizione non ha bisogno di molto altro, perché si accontenta di un vaso piuttosto piccolo, quindi non necessita rinvasi molto frequenti e soprattutto desidera bere solo quando la terra è proprio ben asciutta. Alla nona posizione ho messo le Hoya, che non sono una singola pianta ma una categoria, una famiglia di piante bella numerosa. In particolare la Hoya carnosa è una pianta che dà molta soddisfazione perché è in grado anche di fiorire in un modo sorprendente, ma è una pianta che non necessita annaffiature ricorrenti, tollera molto bene la siccità e si accontenta di una posizione, un posticino ben soleggiato, senza vasi grandi e senza rinvasi frequenti. Nella parte bassa di questa classifica, come vedete, ho inserito piante che hanno bisogno di una buona esposizione luminosa, quindi poco impegnative ma che hanno un'unica esigenza, ovvero quella di avere una buona luce naturale. Anche all'ottava posizione ne ho messa una di questa categoria, ovvero l'Euphorbia eritrea, che è una pianta anche di grandi dimensioni, viene spesso confusa per un cactus, anche se di fatto non lo è. È una pianta che necessita poca acqua, ovvero acqua poco frequentemente, può raggiungere grandi dimensioni, necessita di una bella esposizione luminosa e di pochissimi rinvasi, per fortuna, perché è piuttosto scomoda da rinvasare. Alla settima posizione una delle mie piante preferite in assoluto, l'Asparagus setaceus. O bene o male tutte le piante del genere Asparagus sono piante poco impegnative perché anche loro sono molto tolleranti in caso di mancanza di acqua, mancanza di frequenza regolare di irrigazioni. Sono piante che non sono neanche particolarmente esigenti in termini di luce, vivono bene sia in interno che in esterno, quindi assolutamente una pianta che dà poche preoccupazioni, ma soprattutto una pianta che dà grandi soddisfazioni perché ha una bellissima crescita rapida e un portamento anche un po' sbarazzino perché cresce come un rampicante alla ricerca di superfici su cui andarsi ad appoggiare. Al sesto posto in questa classifica delle piante poco impegnative ho deciso di mettere anche una pianta dalle grandi dimensioni e ho scelto nello specifico la yucca, che è una pianta piuttosto comune. In Italia viene coltivata anche con grande successo in esterno, soprattutto nel centro e sud Italia. Necessita una buona esposizione luminosa, ma si accontenta anche in alcuni casi in grado di adattarsi ad ambienti non luminosissimi. Ama avere il terriccio che va proprio ad asciugarsi completamente, quindi annaffiature poco frequenti, va bene anche dimenticarsela ogni tanto, ed è in grado con la sua chioma un po' tropicale di decorare in modo interessante davvero anche un angolo un po' spoglio. Ed arriviamo un po' nella parte calda di questa classifica. Fatemi magari sapere nei commenti qual è la vostra pianta poco impegnativa, quella che non alza mai la mano per chiedervi da bere o qualche intervento di manutenzione. Ora andiamo alla quinta posizione che ho dedicato alla Camadorea elegans, una piantina perfetta ad esempio sulle scrivanie nei nostri uffici o su una mensolina dove appoggiamo gli occhi ogni tanto. È una palma nana, quindi mantiene delle dimensioni contenute, ma è molto generosa nel fare nuove foglie. Poco esigente per quanto riguarda la luce e poco esigente anche per quello che riguarda le irrigazioni. Possiamo dimenticarcela ogni tanto che non soffre particolarmente.
Alla quarta posizione ho messo una pianta che praticamente quando trova la sua posizione ideale diventa praticamente una pianta finta. Non necessita molte attenzioni, necessita rarissime annaffiature. Può andare bene anche una mensola a un punto non particolarmente luminoso, ha bisogno soltanto di trovare la posizione giusta e di non essere disturbata. Di chi sto parlando? Sto parlando dell'aloe, che è una pianta anche molto interessante da tenere in cucina o da tenere comunque in casa per le sue mille proprietà. Una pianta quindi poco impegnativa e adattissima a chi ha poco tempo da dedicare alle proprie piante, quindi consigliata nella top 10 di questa classifica. Terzo posto, quindi il podio meritatissimo per tutto il genere delle sansevierie. Le sansevierie sono piante che davvero sono poco impegnative sia dal punto di vista della luce che dal punto di vista dell'acqua. Sono piante che sanno essere indipendenti, quindi assolutamente perfette negli uffici, nelle case di chi viaggia molto, anche di chi ama propagare, perché sono piante che offrono un'unica grande sfida, quella della propagazione. Se ci si vuole divertire, sono lente nel mettere radici, ma quando ci riescono sono davvero una grande, grande gioia. Il secondo posto di questa classifica l'ho assegnato ad una pianta che è veramente poco impegnativa. Una pianta perfetta quindi per gli uffici, per gli angoli anche poco luminosi. Una pianta che detesta essere rinvasata, quindi che assolutamente ci obbliga a starcene tranquilli con le mani in tasca. È la Zamioculcas, ovvero quella pianta chiamata anche la gemma di Zanzibar per la lucentezza, la bellezza di questo verde quasi cerato delle sue foglie. Nei suoi fusti ha tutto il nutrimento di cui ha bisogno, una bella scorta, quindi anche dal punto di vista delle irrigazioni ci chiede davvero poco. Quale sarà la pianta che ho messo in cima alla classifica? Ve lo dico tra un secondo. Prima vi chiedo di controllare se siete già iscritti al nostro canale. Questo è infatti il modo giusto per sostenere il nostro lavoro e anche rimanere aggiornati ogni volta che ne pubblichiamo uno nuovo, ovvero ogni venerdì mattina alle 10. Rullo quindi di tamburi. La prima classificata di questa classifica delle piante poco impegnative per me è l'aspidistra, ovvero la pianta di ferro. Una pianta molto comune in Italia, viene utilizzata anche nelle bordure, nelle aiuole esterne. È una pianta che ama anche essere dimenticata in posti freddi, bui, ovvero non è che si diverta in quelle circostanze, ma non si lamenta. È una pianta che noi coltiviamo anche in interno, ha una crescita piuttosto lenta, ma è una pianta che quando tira fuori una foglia è davvero in grado di offrire una bellissima gioia. È una pianta adatta sia alle posizioni molto luminose che a quelle meno soleggiate. Necessita acqua soltanto quando la terra è completamente asciutta ed è davvero difficile che soffra la mancanza di qualcuno che se ne dimentica per viaggio o per lavoro. Quindi assolutamente il primo posto meritatissimo per l'aspidistra nella top 10 delle piante poco impegnative. Cosa ne pensate della mia classifica? Fatemi sapere nei commenti se per caso ho dimenticato una pianta che assolutamente aveva bisogno di un posticino in questa classifica. Vi ricordo anche che sul nostro sito, e vi lascio il link in descrizione, ho dedicato un approfondimento a ciascuna di queste piante. È importante perché anche se hanno poche esigenze, se sono poco impegnative, qualche caratteristica che dovremmo conoscere c'è sempre, quindi è importante per essere ospitali sapere almeno quali sono le minime cure di cui hanno bisogno. Spero che questo video vi possa essere utile per scegliere le piante giuste per la vostra casa. Io vi do appuntamento al prossimo venerdì. Ciao e a presto!